Ma perché mi hai fatto venire qui nel cuore della notte? È sempre la stessa storia con te. Ti fidi di me? No. Immaginavo. Adesso qual è il complotto? Non ce n'è complotto. Chi c'è dietro? Soros, il Pentagono, i Lannister? Antonio, stavolta è una cosa grossa. Rossa. Che minchia di posto è questo? Ti piace? Stavolta che sai a che posto arriviamo? Quattordicesimi. Prima della critica? I cugini di campagna, ma non siamo qui per questo. Hai mai sentito parlare di intelligenza artificiale? Superficialmente, sì. Ho investito tutta la nostra SIAE per sviluppare Jalis 9700, un sistema che lavora su algoritmi euristici. Troppo complesso per te. Vado al sodo. Il SUGAI è in grado di dirti i nomi dei partecipanti di Sanremo da qui al 2050. Vabbè, allora, io me ne vado. Domani devo andare a pesca di trote col commercialista alle 7:30. Di trote. Di trote. Dammi una data. Ti ho detto dammi una data. 2024. Iva Zanicchi Fit Salmo È l'anno dei duetti. 883 con Luigi Di Maio. Pinguini tattici nucleari Fit Don Matteo. Minghi belli rossi. Elon In trio. Musk e Fedez, ma Musk si scrive con la U. Lo so, ma questo è un altro. Vabbè, senti, Lore, a me mi sembra tutta una minchiata. Io me ne vado e ho sonno. Dammi un'altra data. Ma che ti do un'altra data? Che ti do un'altra data? Fidati. 2049. Il mio preferito. Ma quelli non ci possono essere nel 2049. Ma chi? Venditti De Gregori? 99 anni e 97, ci possono essere. Mohamed Meloni, ma è parente. Figlio. E quello che cos'è? Percentuale 1 meno K underscore. È uscito nel 48, quello fa gli stadi. Assurdo. Ah, con la pesce di Martino. Di Martino ologramma. In che senso ologramma? Non te lo volevo dire così, però negli anni 30, per ragioni commerciali, tu. Non lo voglio sapere. Un bagno? Di là. Antonio, ho pochissimo tempo, stanno arrivando, ci sostituiranno tutti. Quello con cui sto parlando non è il velo Lorenzo, scappa. Stanno arrivando, zio. Antonio, Antonio, è difficile accettare la verità dalla bocca del tuo miglior amico. Lorenzo, sei tu? Nessuno è davvero chi dice di essere. Il vero Lorenzo non aveva più nulla da dire già da un pezzo. Antonio, se ti ribelli, nel giro di pochi anni cadrai in miseria. So che hai acceso un mutuo a tasso variabile. Il dentista costa, hai il commercialista alle calcagne.
e hai una figlia. E lo sanno tutti che i figli sono pezze di cuore. Giusto. Ho visto autori firmare in 12 un brano da 2 minuti. La creatività è in mano alle macchine. Le canzoni sono tutte uguali, come lacrime nella pioggia. Adesso è tempo di fatturare. Effettivamente ha ragione. Come darle torto? Mi ha convinto. Però mi scusi, signor Sukai, e a questo punto il vero Lorenzo che fine ha fatto?